il vostro passato, qualunque sia il numero degli anni che sta alle vostre spalle, il vostro passato non è abbastanza lungo per essere come una zavorra che pesa sulle spalle al punto da rallentare il vostro passo e lo slancio verso il futuro. La tua storia, la storia di casa tua, anche se ha attraversato prove e dispiaceri, anche se ci sono state cattiverie e ferite, forse persino lutti dolorosi, la tua storia non è una strada interrotta, non è un marchio di sconfitta, non è una predestinazione al nulla o alla dannazione. E i tuoi sensi di colpa, qualunque cosa sia successo intorno a te, i tuoi sensi di colpa non sono abbastanza motivati per intrappolare la speranza e per spegnere i propositi di bene in uno scetticismo scoraggiato. E i peccati che hai commesso, i peccati tuoi e i peccati dei tuoi padri non bastano a stancare la misericordia di Dio. E gli angoli oscuri della tua vita e della tua personalità, quella parte di te di cui ti vergogni, non basta a giustificare il discredito totale e la valutazione desolata che talvolta ti viene spontanea quando dici: ecco, io non valgo proprio niente, ecco, io sono proprio uno schifo. E la minaccia iscritta nell'essere vivi in questo mondo e le voci di allarme e la cappa opprimente che descrive un futuro inospitale e minaccioso e la complessità del presente e le difficoltà prevedibili per il futuro non sono un muro così invalicabile da precludere percorsi lieti, coraggiosi, lungimiranti. No, per quanto siano squalificanti i giudizi che si danno di voi, per quanto sia scarsa la stima che voi stessi avete di voi stessi, non ci sono abbastanza ragioni per disperare, perché su di voi si posa lo sguardo di Dio, lo sguardo di Dio che traspare dallo sguardo delle persone amiche, dallo sguardo degli educatori sapienti, lo sguardo di Dio che è obbligatorio per tutti coloro che condividono il carisma educativo di Don Bosco. Lo sguardo di Dio si posa su di te. E questo sguardo è uno sguardo che legge in profondità, oltre le etichette che ti hanno messo i tuoi amici o i tuoi nemici o coloro che ti disprezzano. Lo sguardo di Dio va oltre le etichette, oltre il buio che ti impaurisce. Lo sguardo di Dio va oltre lo scoraggiamento che ti paralizza. Lo sguardo di Dio ti conosce veramente, anche nelle tue miserie e nei tuoi peccati. Ma lo sguardo di Dio riconosce la luce che c'è in te, riconosce la verità buona, la tua verità buona che continua a risplendere. Lo sguardo di Dio ti guarda
e si compiace e dice: ecco una cosa buona, ecco c'è del bene in quest'uomo, in questa donna, in questo ragazzo, in questa ragazza. Ecco cosa dice lo sguardo di Dio. Sì, ci si può aspettare una vita buona proprio da questo ragazzo, proprio da questa ragazza. Ecco una cosa buona. Don Bosco ha imparato a guardare i ragazzi di Torino del suo tempo con lo sguardo di Dio e ha provato un grande stupore. Si è accorto di quanto bene c'è in ogni ragazzo o ragazza che ha incontrato. Lui è rimasto ammirato di quanto bene può venire proprio da quel tale dal quale nessuno si aspetta niente. Ecco come guardava un ragazzo Don Bosco. È così che vogliamo imparare a guardarci gli uni gli altri. Ecco come il Vescovo vi guarda in questo momento e sempre quando vi incontra. Ecco come vi guardano i vostri genitori, gli educatori, quelli che si lasciano ispirare da Dio. Vi guardano e vedono oltre le cose che dispiacciono, le cose che, di cui voi stessi magari vi vergognate o vi sentite a disagio. Vi guardano e dicono: ecco una cosa buona, ecco quanto bene può venire da questo figlio di Dio. E Paolo, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, si esprime con degli imperativi nei confronti dei destinatari della sua lettera che abitavano a Filippi. Dice, concludendo: le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. Ecco, noi non abbiamo coscienza di essere modelli così ineccepibili. Noi non presumiamo di proporci come esempi capaci di tutto il bene possibile. Tuttavia, noi adulti osiamo professare e annunciare a voi che, per grazia di Dio, noi adulti, pur con tutti i nostri limiti, siamo contenti di aver seguito la via del bene invece che la via del male, di aver obbedito a Dio piuttosto che allo spirito del mondo, e abbiamo buone ragioni per proporre a tutti di camminare sulla medesima strada di Gesù. Noi adulti che abbiamo cercato di vivere la fede non siamo come quegli adulti scettici e scoraggiati che dicono ai loro figli o ai loro studenti o insomma ai giovani d'oggi, che dicono: andate avanti, però non diventate come noi, perché noi siamo dei falliti. Ecco, c'è una generazione adulta che spinge avanti le generazioni giovanili, però dicendo: non come noi, perché abbiamo sbagliato, non come noi, perché abbiamo rovinato il mondo, non come noi, perché siamo delusi di noi stessi. Ecco, noi educatori, nel nome del Signore e nel nome di Don Bosco, vi diciamo: andate avanti, e noi siamo contenti di accompagnarvi, perché siamo contenti di noi stessi. E perciò, incoraggiati dalla strada che noi stessi abbiamo percorso, preceduti dai santi e accompagnati da tanti modelli di vita, noi possiamo veramente aspettarci meraviglie
gli uni dagli altri, se impariamo a guardarci con lo sguardo di Dio. E noi possiamo incoraggiarci a vicenda con le parole di San Paolo: rallegratevi, rallegratevi, il Signore è vicino, e tutto quello che è vero, che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, quello che è virtù e merita lode, questo dovete pensare, questo dovete desiderare, questo vi invitiamo a realizzare. E quindi l'esortazione è esigente e dice a chi sta crescendo: per favore, non perdete tempo, per favore mettete a frutto il tempo che avete per far del bene, per favore non buttate via gli anni della vostra giovinezza, c'è tante cose da fare, c'è tanto bene che vi aspetta, c'è tante cose di cui appassionarsi, non perdete tempo. C'è un'attesa enorme di sorrisi e di gioia, e perciò non perdete tempo, cominciate a sorridere. C'è un bisogno infinito di amicizia, di compassione, di misericordia, e perciò non perdete tempo, voi ne siete capaci. E dunque siate amici affidabili, aprite il cuore alla compassione, imparate a perdonare. Noi non siamo fatti per la banalità, per lo squallore, per la volgarità. E dunque esprimete la vostra nobiltà, elevatevi a quella nobiltà che sa apprezzare il bello, custodire l'originalità, distinguersi non per la stupidità, ma per l'arte di fare il bene, il gusto delle cose belle, la sobrietà dignitosa di chi sa fare a meno di tutto, ma non della gioia. Non perdete tempo, siate nobili, siate persone che guardano in alto, siate persone che nobilitano il mondo con la vostra bellezza e dignità. Nessuno deve sentirsi imprigionato nelle sue cattive abitudini. Non c'è nessun destino che ci condanna alla dipendenza. E dunque non perdete tempo, cominciate oggi un passo al giorno per giungere alla libertà di praticare la virtù di essere amabili, di essere puri, di essere circondati di rispetto, di stima e di lode. Non perdete tempo, oggi è il giorno adatto per cominciare a praticare tutto quello che è nobile, tutto quello che è puro, tutto quello che è virtù e merita lode. E soprattutto, e prima di tutto, e in tutto, la gloria di Dio riempie il cielo e la terra. Soprattutto, prima di tutto, in tutto, ricordatevi di questo: l'amore di Dio vi abbraccia, il Signore è vicino, e dunque pregate, sperate, siate lieti, ve lo ripeto, siate lieti.